Ciao a tutti ragazzi, Bella lì e ben ritrovati sul mio canale per proseguire con Dark Souls Remastered. Nell'ultimo video abbiamo sconfitto il valoroso cavaliere Artorias e Gog ha ferito appunto Calamite, dandoci la possibilità appunto di fare questa fantastica boss fight. Prima di cominciare mi raccomando il like per supportare il video e se volete iscrivetevi per seguire tutti i miei contenuti. Qualche premessa prima della boss fight: è tosta. Se è la prima volta che la farete, prenderete un bel po' di schiaffi, fa degli ingenti danni. Finalmente posso parlarvi alla veloce del suo colpo più pericoloso, o comunque uno dei suoi colpi più temibili. È quando si alza su due zampe e emetterà uno stridore. Se subite quel colpo, ogni danno preso dopo sarà raddoppiato. E credetemi, non ce n'è bisogno di prendere più danni che un calamite, già li fa così di suo. Veramente tanti. È una bella boss fight, pulita, leggibile, anche qualche colpo bastardo. Ho fatto anche no damage sul canale, quindi la conosco abbastanza bene. Però a volte quando attacca con la testa, voi schivate, no? E a volte sembra quasi che la testa vi assorbe, cioè quasi come se il gioco non recepisse il frame di invincibilità della schivata. Non ho capito se è un mio sbaglio, però ho avuto molto spesso questa sensazione. Ha attacchi ovviamente dove sputa il fuoco, codata e altro che andremo appunto a vedere. Mi raccomando, non scendete giù da qua perché altrimenti ogni volta è veramente logorroico scendere lì da quella scala. C'è la shortcut qui da prendere per fare più veloce. Spero di farcela al primo try, non è detto. Andiamo. Dragonero Calamite. Lui è stupendo e la colonna sonora penso che sia una delle più belle di Dark Souls. Questo va rollato sul lato. Vediamo un po' come si comporta. Avete visto? Non mi ha colpito con la seconda testata perché mi ero posizionato. La codata mi frega sempre. Mi ero posizionato bene vicino ai suoi piedi. Se no altrimenti dovete fare due schivate perché fa due testate. Se vi posizionate bene vicino ai suoi piedi invece non ci dovrebbero essere problemi. Qui è scoperto e potete dare un colpo, due anche ma è rischioso. La visuale purtroppo con i draghi non è mai il massimo, infatti non mettetelo in mira, giocatelo senza mirarlo. Consiglio spassionato. Ah, vuoto cazzo. No, non rischio un altro colpo. Che culo. Merda. Ah! Quella è un'altra testata, è molto veloce ed è molto difficile da evitare. Che bella la musica, raga. Quando fa questa è abbastanza safe. Là. Devo farmi una bevuta. Mi allontano, sperando di riuscire. È molto lenta la cura in Dark Souls, purtroppo. Rischio due colpi, vediamo. Ok. Quella è la sua mossa più temibile. È appunto lo stridore di cui vi ho parlato prima. Vediamo se riesco a fare una cosa. Provo con R2, dai. Che culo, raga. Questa è meravigliosa, guardate che bella. Perdonatemi se la visuale ogni tanto si sputtana, ma non è colpa mia, anche se la so gestire con i draghi purtroppo è sempre stata problematica e non solo. È un marchio di fabbrica di From Software la visuale del cazzo. Ci siamo quasi, eh. Ci siamo quasi. Oddio, che culo. Ah, che coglione, che coglione. E rialzati, mamma mia, 2 ore. No, dai, ti prego, non adesso. Cioè, capite? Fanculo. Fanculo. Non avevo neanche giocato una brutta boss fight, a dire il vero. Va bene così. Non me ne frega un cazzo del primo, del secondo, terzo try, sti cazzi, lo rifacciamo.
Lì mi si è sminchiato un po' la visuale, non ho capito più un cazzo. Peccato. A parte che 5 fiasche sono pochi con calamite. Cioè, voi potete tranquillamente potenziare il falò come vi ho mostrato, appunto, per poi avere meno problemi e poter bere di più. Mi sono anche un attimo deconcentrato. Vabbè, fanculo. Peccato. Ecco, la rottura. Mi rompono quasi più i coglioni, ma i cani qua, che lo stesso Calamite, vi giuro, è una roba pazzesca. A parte che io odio i cani nei videogiochi, li odio con tutto me stesso. A parte che potevo... evitiamoli, va? Dai. Levati dalle palle, per favore, e stai a cuccia. Oh! Una bevuta me la dovrei già fare per essere full. Tanto adesso perdo vita. Peccato comunque, eh. Allora, ripeto, i colpi più fastidiosi sono lo stridore se vi piglia, ovviamente. La codata, che ci vuole un attimo per leggerla, è ingannevole, diciamo, come colpo. E le testate, perché alcune sono veloci, poi fa quelle due là che dovete schivare due volte, a meno che non fate la schivata come vi ho mostrato e siete posizionati vicino ai suoi piedi, con la seconda non vi piglia. Mamma mia. Sull'ala l'ho preso. No, stavolta l'ho letta. La codata è uno dei suoi colpi più pericolosi. No, 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 no. Quello mi sta sul cazzo perché c'ha un tracking assurdo. Che palle quando fa così veramente, quando fa quella roba nella capoccia. Qua ho sbagliato la rollata. Cristo però, eh! Sì, mettiamoci 2 ore, mettiamoci altre 2 ore per rialzarsi. Quella è veramente difficile da schivare. L'ho schivata, ma fa niente. C'è qualche problema di hitbox, eh? Qualche fi un filino di problema di hitbox c'è. Oh! Via. Cercando di capire cosa fa. Merda. E mettiamoci 2 ore, ripeto. La testa. Dai! Yes! Onore a te, Calamite! Mi spiace per la prima boss fight che era uscita meglio di questa, però va bene. L'anello del serpente ce l'ho. Cavolo, potevo mettere l'elmo. Vediamo se faccio in tempo. Ok, 86.400 anime. Allora, che dire? L'anello della calamità è un po' una presa per il culo, però secondo me l'hanno messo anche per simbolismo.
Cioè, sconfiggendo un nemico così potente, uno si aspetta una ricompensa sostanziosa. Invece, guardate un po' che cosa fa l'anello della calamità. Raddoppia i danni ricevuti. Questo è un po' per i masochisti, per i fanboy, quelli che vogliono le mega sfide dell'anello damage, le noitrane, tutte le loro minchiate. Anello incantato dall'occhio arancione di Calamite. Portatrice di sventura, raddoppia i danni subiti. Anello inutile, conviene che rimanga ignoto, ben nascosto, effettivamente è inutile. Però simbolico perché appunto lui ha quel colpo lì che se vi piglia col suo occhio dopo prendete danni doppi. Freccia possente di Gog. Qualche hitbox sballata c'è, ma anche questa complessivamente secondo me è una grandissima boss fight. Complice anche il fatto della grande arena, perché affrontare i draghi in un'arena piccola sarebbe un po' una rottura di coglioni, no? La schiva, scusatemi, la codata non so se si possa schivare sul lato quando la fa, probabilmente sì. La lastra di titanite l'avevamo già presa. Sì, lo scrigno è aperto. A questo punto, ragazzi, io userei l'osso del ritorno. E andiamo un po' avanti. Siamo quasi agli sgoccioli, eh. Siamo quasi al termine di questa serie. Sentite, io faccio i livelli perché... Due livelli. Forza. E vitalità, che siamo un po' indietrino. Allora, tra l'altro ho sbloccato anche la shortcut. Adesso rimettiamoci. Vorrei utilizzare questa per fare l'ultimo boss del DLC, appunto, Manus. La spada della furia di Quillag. Non so effettivamente quanti danni gli faccio. Potrebbe essere una semi-challenge, diciamo, qualora gli facessi pochi danni. E presumo proprio di fargli pochi danni con quest'arma qua. Tra l'altro mi sembra di averla portata al massimo, che ha più 5. Allora, qua la shortcut, io l'ho sbloccata, vero? Guardate che muoio come un pirla adesso, con questi. Allora, Manus potremmo vederlo anche in questo video, forse, effettivamente. Però, vediamo un attimo. Dai. Ciccio. Là ce ne sono due di quelli che lanciano gli incantesimi, eh. Ok. Vedete, giocare di testa è sempre la cosa migliore nei Souls. Se fossi andato avanti mi sarei preso in bocca le... vaffanculo! Le due sfere là delle tizie. Cosa che questi fanno dei danni. Beh, che sono anche un po' sottolivellato, adesso non mi ricordo, ma penso che il livello consigliato per il DLC sia almeno il 100. Credo, adesso non mi ricordo. Ne è rimasto uno, giusto? Mamma, che palle. Poi quando fanno quello scattino indietro sono intangibili. Qua devo stare attento, potrei coprirmi là. Anzi, mi copro là. Mi copro qua, sfrutto questo. Perfetto, comunque il DLC è fantastico, veramente bello. Ad oggi è considerato uno dei migliori DLC di From. Allora, questo qua è pericoloso, eh? Quel nemico là, tra l'altro unico, non ci sono altri nemici come quello, fa un botto di danni pure quello. Siamo i danni. Ah, buona la schivata. Ho schivato prima, fanculo a me. Non è propriamente leggibile questo nemico, eh. Cioè, alcuni colpi più che altro. Certo, più leggibili di Elden Ring e Lies of P, che sono la fiera dell'illeggibilità a quei giochi. Cazzo, non me lo ricordavo quel colpo.
Chi dice il contrario mente, chi dice che i moveset di Lies of P e Elden Ring sono leggibili mente, cioè Elden Ring ancora. Lies of P fa schifo da quanto illeggibili, sia i mob che i boss. Ovviamente con un'arma più forte l'avremmo già battuto questa, che schivata di merda. Sto prendendo più schiaffi da questo che da Calamite. Così, giusto per farvelo notare. Ancora ho anticipato sta cazzo di schivata di merda. Era ora. Guanto di cuoio o gambale di maglia? Anche qua poi c'è un'altra shortcut. Ah, cazzo, qua c'è il tizio, eh. Ti prego, non farmi. Ok. Dicevo, c'è un'altra shortcut, se non erro, da attivare qua, che appunto vi porta direttamente qua. Siamo arrivati, finalmente. Dei rumori anche. Strano che non è uscita la scritta. Per quello ho aspettato di dire, stavo dicendo, siamo arrivati finalmente all'abisso. Forse c'è più avanti? Ricordavo uscisse. Ecco, infatti, il baratro dell'abisso. Oh. Sì, a parte che adesso la scintillante non mi serve. Cavolo, 600 di durabilità. Occhio perché qua è pieno di quelli, guardate che si vedono comunque. E anche dei castatori. Per andare da Manus, ragazzi, dobbiamo andare giù di lì. Allora, pensate che per affrontare Manus potete anche evocare una vecchia conoscenza, ma va prima sbloccato. Sto parlando di Sif, il lupo grigio. Se volete una mano in più. Ma come cazzo ha fatto a tirare il colpo, vabbè. Lo sapevo di mortacci di sua madre. Non faccio. Devo fare in tempo a bere. Qua poi non si vede una cippa. Mamma, quanto è lenta la cura in Dark Souls. Non so perché abbiano fatto sta scelta. Ah, no, 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 no. Questa nube tossica, sì. Qua ci sarebbe anche l'elmo della larva del sole, a dirvela tutta. Bello. Perla oscura, ragazzi. Che è anche un incantesimo, se non erro, che utilizza anche appunto Manus. Ora andiamo a leggere la descrizione. Stirnina dell'abisso, scoperta da uno stregone di Yolasin sull'orlo della follia. Chi sarebbe però lo stregone di Olasin? Manus? Lancia una serie di globi oscuri. A differenza delle comuni stregonerie spirituali, le stregonerie dell'abisso sono poderose e infliggono danni fisici. Forse l'anima umana ha una maggiore densità spirituale. Questa shot, se Manus vi piglia da vicino con questa mossa, vi shotta. Se vi piglia un po' da lontano, potreste rimanere in vita. No, stavolta no, stronzo. Ok. Occhio perché qua ogni passo si può morire. Sarebbe bello farlo al primo try, Manus. Sarebbe veramente bello. Quest'arma però. Pochi danni. Cioè, mi servirebbero tante fiasche. Con tante fiasche probabilmente lo farei anche al primo try. Salvo errori e sbagli, vabbè. Queste sono umanità, eh. E infatti anche loro droppano umanità, tra l'altro. Se io vado a equipaggiare l'anello d'oro del serpente, dite che mi aumenta il drop rate, eh? Anche in questo caso, non mi ricordo se. Cioè. Ah, è vero. Ok. Qui praticamente andiamo, se non ricordo male. Guardate. Oh, cazzo. Dicevo.
Due colpi. Qui andiamo a sbloccare Sif, però io la boss fight la vorrei affrontare senza Sif. Eventualmente possiamo provare un try con lui, giusto per farvelo vedere, vedere un attimo come si comporta, e poi fare la boss fight normalmente. Occhio, perché se vi pigliano tutti insieme, a me ma non ho che ucciso una volta in blindrun, eh. Vi tolgono un botto di vita. Quelle sono tutte umanità, ragazzi, quelle che rilasciano in teoria. Qua per farmare umanità è il top. Anche perché se non sbaglio loro respawnano ogni volta che riposiamo il falò. Vedete, solo queste non vi fanno. È a contatto che vi fanno danno, eh. Qua l'atmosfera è davvero bella, molto cupa, anche se io non amo le zone cupe. Questa è più grande delle altre. Non amo le zone cupe, là ci sarà una parete illusoria. Mi sembra più grossa delle altre, cioè non di quelle. Non di quelle piccole. Oh! Vabbè. Lì in teoria andiamo da Sif. Qua, ragazzi, la shortcut importantissima per arrivare appunto velocemente qui. A parte che dal falò là si arriva velocemente da Manus, eh. Vi faccio vedere dov'è che uscite. Qua. Lì è dove abbiamo affrontato Artorias. Qua sarebbe stato come un falò, in questo punto qui. Manus, così come Calamite, Artorias nella mia blindrun all'epoca gli fece il primo try. Da tank però, eh. Sottolineo da tank, full level, paravo tutto. Pensate che si può anche parare la combo di Manus con lo scudo a torre. Parleremo poi della sua combo durante la boss fight, ragazzi. Molto bella. Se vi piglia ve la prendete tutta. Se vi piglia col primo colpo ve la prendete tutta in faccia la combo. Però ci sta anche perché non fa così tanti danni. Ne fa, però non shotta. E poi è anche abbastanza semplice da schivare. Anche Manus è un boss bellissimo, leggibile, pulito, onesto. A parte, vabbè, le cose che shottano, però lo contestualizzo, cazzo, penso, credo sia lo stregone più potente di Dark Souls. E quindi ci sta che abbia delle mosse che vi shottino con un colpo. Quello è Sif, ragazzi. Se non riesco a levarmi dalle palle queste. Non me lo ricordavo, dite che ho sbagliato qualcosa? Non dovevo abbattere l'umanità? Scudo grande purificatore, ragazzi, questo se non erro è lo scudo che utilizzava Artorias quando ancora Speculo poteva usare l'altro braccio. Tra l'altro è forte questo. Oddio, no, non fa neanche c'entro in fisica, però si può. Scudo grande usato dal cavaliere Artorias che soccombette all'abisso. Artorias, sfregiato dall'abisso, utilizzò questo scudo per proteggere il suo compatriota Sif. Da allora lo scudo è fortemente indebolito, ma vanta ancora un'eccezionale difesa magica. Molto bello, tra l'altro. Ma se metto anche il pezzo sopra, vado in Fatroll. No, perfetto, posso mettere anche il pezzo sopra. Sembro un dissennatore di Harry Potter così. Niente, buona, siamo pronti per Manus. Da pronti no.
Boss fight meravigliosa, davvero. Beviamoci anche sta fiasca e prepariamoci a prendere le botte. Questi qua io vorrei evitarli se riesco, sinceramente. Mi devo anche rimettere l'anello d'argento del serpente, oltretutto. E devo anche fare attenzione a non rollare giù come un pirla, perché è una cosa molto facile. Ah no, però è vero, non... Fiamma nera! Non è di qua. Adesso facciamo una bella cosa. No, non mi sono riposato al falò. L'altro. Facciamo le cose fatte bene. Vedete però che sono stato un pirla a non sedermi al falò sotto? Ah no, sì, perfetto, perfetto. E già che ci siamo, prendo un'altra umanità, così potenziamo il falò qui, eh. Dovrei avere anche tempo a sufficienza per sconfiggere Manus. Devo prendere un'altra, da almeno avere 15 fiaschette. Poi magari non le usiamo neanche tutte, dipende. Tra l'altro non so se avete notato, ovviamente, probabilmente non l'avete notato, sapete che il mio gioco preferito è The Legend of Dragoon. Non a caso ho scelto di affrontare anche Calamite con lo spadone dell'ammazzadraghi. Rose, spada ammazzadraghi. Chiama da Legend of Dragoon, ha capito. Allora, facciamo una bella roba, facciamo le cose fatte bene, più 15. Allora, io credo che con quest'arma penso di fargli il solletico, sinceramente. Gurucci Katana, forse qualcosa in più. Però con Uchi Katana lo affrontai già quando ho fatto la boss fight, no damage e così via. Quindi vorrei cambiare arma. Tra l'altro sì, possiamo scegliere di evocarlo se non sbagliano. Ecco qua. Di qua bisogna andare. Questo facciamolo fuori. Lo sapevo che tua madre è una grande... Guardate quante lì. Qua c'è sempre uno di quei tizi che castano le sfere. Ah, già, dobbiamo leggere la descrizione di Fiamma Nera. Una piromanzia dell'abisso scoperta da un piromante nelle terre di Olasil consente di creare una grande fiamma nera nel palmo della mano. La fiamma nera ha una forza poderosa, infligge danni fisici, in grado di superare la difesa degli scudi più potenti. Non so se è questa la magia che mi avevano citato, che è in grado di poter, diciamo, deflettere o annullare le magie di Manus. È là, guardate la stronza. Io non mi ricordo però. La strada per Manus me la ricordo. Quanti cazzo sono? Oh. Ecco, sto per sparare, ok. La rottura è questa, che anche andando giù, cioè qua dovreste girare la visuale per evitare il suo colpo. O sentire a orecchio. Quando sta per... Vi tira anche fin qua, ragazzi, eh. A volte tira anche fin qua le sfere lì. Ci siamo quasi, eh. Qua si va da Manus, ragazzi. Allora, evitiamo anche le umanità qui, non sto a farle fuori. Mi sbaglio? Infatti c'è un oggettino là. Il problema è che devo fare una roba tattica, me le attiro qui.
Cerco di fare uno slalom in qualche modo. Tua mamma, anima di un eroe. Ok, ragazzi. Ci siamo. Godetevi la scenetta. Ha anche dei colpi rallentati, ragazzi. Ha un colpo che tira sul braccio. Aspetta un attimo e poi lo tira giù. Questo è un boss che fa molta paura, eh? Sia a livello estetico, sia proprio come moveset. Guardate che meraviglia. Ci siamo, ragazzi. Quello difficile da schivare. Oddio, non mi faccio un cazzo di danni. Proviamo a sconfiggerlo così. Il moveset è abbastanza variegato, eh. Occhio perché a volte ne fa più di una. Avete visto quella schiacciata? A volte ne fa più di una. Guardate il colpo rallentato che vi ho detto. Questo molto spesso mi frega. La visuale. Ho bevuto male. Ok. Questo è veloce invece. Il moveset è stupendo, ragazzi. Perché è leggibile. È leggibile, cazzo. E comunque nella boss fight non è così facile. Ovvio, una volta. Vedete che ne fa più di uno? Un altro ne dovrebbe fare, se non sbaglio. Ah! Errore. Dicevo, non è perché è leggibile e facile. È fatto bene. È un boss fatto bene. La stamina la stavo gestendo male. Voglio cercare di farvi vedere tutto il suo moveset, oltretutto. Devo bere assolutamente. Guardate la combo. Se vi piglia col primo e qua poi si scopre. Con l'ultimo colpo potete correre e dargli un colpetto. Merda. Come vedete, c'erano delle parametrie, non può attaccare a manetta, certo è aggressivo, ma ha la stamina, si ferma. Sempre il discorso che vi feci di Elden Ring, stamina infinita, colpi illeggibili, PA infiniti, tutte le stronzate che hanno fatto. A mio avviso quella è un'involuzione, non è un'evoluzione del gioco. Combo, vedete perché fa, si capisce che la fa. Qui posso correre e dargli un colpetto sulla mano. Fino a tre colpi, anche quattro potete darglieli. Però gestite bene la stamina. A breve dovrebbe fare anche le magie. Eccola, non mi ricordo qual è. No, 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 verso di lui. Avete visto il danno? Ci sta però. Quella è una magia che appunto richiede di correre verso di lui. La fa quando siete lontani da lui. In base a come siete posizionati sullo schermo farà tre tipi di magia diverse. No! Mi ero dimenticato questo. Combo. Merda. Quando siete vicini tenterà a fare perla oscura. Quando siete lontani, quella che dovete avvicinarvi verso di lui, questa. E quando siete media distanza, farà quella che vi dovete allontanare da lui. Ripeto, se riesco ve le faccio vedere tutte. Schivato un po', un finino in anticipo, però va bene. Ah, vaffanculo. Questo perché? Perché la cura c'è 6 miliardi di ore per effettuarla.
Merda. Ne fa un altro? 4, vedete, 4 colpi fa a volte. Fai bere, per favore. Grazie. Vedete, per favore, chiedendo per favore, funziona. Combo. Quando siete vicino, quella è una puttanata. Quando siete vicino non potete schivarla perché vi piglia coi piedini del cazzo lì. Quella è un po' la minchiata. Ho rollato troppo in anticipo. Perla oscura. Perla oscura. Quella va schivata, penso, in avanti. Comunque è andata bene, eh. Se avessi avuto un'arma che fa più danni, se avessi usato ad esempio la spada dell'ammazzadraghi, era primo try, tranquillamente primo try. Poi adesso vi stavo facendo vedere anche il moveset. Così è una bella challenge, con così pochi danni è quasi una challenge. Quella va schivata, va rollata in avanti o sul fianco, appunto. Le magie fregano spesso quelle di Manus. Quindi, se siete lontani, farà quella che vi dovete avvicinare, non so il nome. Perla oscura che avete visto, e un'altra che invece che alza l'incantatore, il catalizzatore, e dovete andare indietro. Sono riconoscibili perché, allora, se siete lontani picchia il bastone in terra, ma comunque se siete lontani vi fa sicuramente quella che vi dovete avvicinare a lui. Il problema è che se siete troppo lontani non avete il tempo per avvicinarvi a lui e vi beccate la magia in faccia, come è successo prima. Sapete che quasi quasi chiuderei il video qua e ce lo vediamo nel prossimo, Manus. Così vi posso lasciare anche la scelta dell'arma, ragazzi. Nel senso, questa, lo spadone dell'ammazzadraghi, o eventualmente, no, la Claymore, ragazzi, non l'ho potenziata. Quindi, fanculo, scusate. Spara della furia di Quilag, spadone dell'ammazzadraghi, o eventualmente lucigatana più 15, che dovrei fargli anche più danni rispetto alla spada della furia di Quilag. Sì, avrei anche il tempo per sconfiggerlo, però chiudiamolo qui questo video, ragazzi. Perfetto. Spero che il video vi sia piaciuto. Alla prossima. Bella lì.